State ascoltando Radio R, io sono Nicla, questo è appuntamento con l'arte e adesso è il momento dell'intervista. L'ospite di oggi è Renzo Marasca, un artista che sta esponendo le sue opere al TOMAF, il centro arti visive della Torre di Moresco, diretto da Andrea Giusti, con la mostra personale dal titolo Tenere il punto, a cura di Milena Becci, ed è visitabile fino al 21 luglio. Allora, il luogo è molto suggestivo e affascinante perché si tratta della torre, una torre merlata del XII secolo, proprio ubicata nel centro storico del piccolo borgo marchigiano di Moresco, che si sviluppa nei suoi 7 lati e 4 piani addirittura. Renzo Marasca è un artista nato a Iesi che vive dal 2015 a Lisbona, dove è approdato a seguito di numerose esperienze vissute a livello internazionale, ma adesso è qui con noi al telefono. Pronto, Renzo? Buonasera Nicla. Ciao, buonasera. Renzo, ciao. Ciao. Ciao a te e a tutti i radioascoltatori. Grazie per aver accettato questa intervista. So che appunto stai partendo per Lisbona, però visto e considerato che ti abbiamo qui a Iesi, ne ho approfittato per intervistarti. Però prima di parlare della tua mostra al TOMAF, io vorrei sapere un po' di te, quindi ecco, se puoi parlarci della tua formazione. So per esempio, mi hai detto che hai intrapreso lo studio del restauro. Quanto influisce questo nel tuo lavoro? Sì, io vengo da uno studio su una mia formazione prevalentemente legata al restauro pittorico, sia di affreschi che quadri ad olio, e questa cosa nel tempo ha influito molto perché ho trovato poi dei contatti interessanti per quanto riguarda la sedimentazione del tempo, la stratificazione e soprattutto mettendo le mani su opere anche di pregio di artisti importanti ho potuto vedere qual è stato il processo che porta alla composizione di un'immagine, e quindi questa cosa è stata molto importante per la mia formazione. Certo. Come artista. Certo. Prego. Sì, e quindi diciamo che poi dopo gli studi ho deciso di lasciare le Marche e iniziare questo percorso in Europa, vivendo in città che io reputavo interessanti sia per la condizione sociale, culturale, e anche per stare a stretto contatto con artisti che lavorano in maniera anche diversa, no? Che appartengono ad altre culture. Certo. E quindi ad altre forme d'arte. E come mai proprio a Lisbona? Cosa hai trovato? Sono arrivato a Lisbona dopo diversi viaggi dall'Europa centrale fino all'Europa dell'Est, Istanbul, dove molti artisti lavorano sul concetto della decorazione, prendendo in esame la cultura islamica che in quei luoghi è molto forte. Poi ho deciso di spostarmi a Lisbona perché volevo vivere ai bordi dell'Europa, perché credo che il Portogallo abbia in qualche modo una analogia molto stretta con la cultura che noi viviamo qui nelle Marche. E quindi ero interessato alla luce e a una prospettiva diversa, visto che si tratta di un paese che guarda più al mare che alla terra. Certo. Senti, noi qui però siamo nel paese della poesia, non solo però per quanto riguarda Recanati. E il tuo, ho visto che è un linguaggio che si intreccia con la parola, anche con i versi poetici, e sto pensando ad una mostra presentata a Lisbona con opere ispirate a Giuseppe Ungaretti. Quanto è importante per te questa relazione? Devo dire che è molto importante, soprattutto prendendo in esame o avendo avuto la fortuna di sfogliare dei manoscritti quando ancora gli scrittori scrivevano con la penna su carta. Tutte le cancellature, la grafia in qualche modo diventa una forma, una composizione anche estetica. Certo. E anch'essa porta poi al completamento di un romanzo, quindi diciamo che sono interessato al percorso che un autore, uno scrittore o un pittore
percorre per arrivare ad un'immagine conclusiva, sia essa romanzata e quindi scritta in caratteri o dipinta e quindi pensata per forme. Certo. La mostra che feci ad Ungaretti, sì, dedicata ad Ungaretti, la trovai molto interessante perché Ungaretti è stato un intellettuale e un poeta cosmopolita per formazione. Quindi è nato nel Nord Africa, Alessandria d'Egitto, si è poi formato in Francia, è stato mandato durante il periodo del fascismo in Brasile, dove ha tradotto le poesie autoctone in francese e ha poi viaggiato per l'Europa. Quindi mi sembrava una figura di un intellettuale così delicato che produce nella sua scrittura, produce immagini. E quindi questo legame tra l'immagine e il cosmopolitismo mi è sembrato un argomento molto interessante e estremamente attuale. Certo, da sviluppare. Senti, ma c'è un aspetto del tuo lavoro che mi affascina moltissimo ed è la memoria. E c'è un lavoro proprio che mi piace tanto, che si intitola Memoria della marca, che ha a che fare con una memoria, credo, personale ma anche collettiva. E il tema della perdita della memoria sembra che adesso è centrale, no, nella ricerca artistica contemporanea, ma secondo te è un voler proporre una nuova visione per il futuro attraverso un esame del passato o cos'altro? Ma più che vista in questa chiave, ritengo sia importante la memoria innanzitutto come visione intellettuale, cioè mi spiego meglio. La memoria spiega da dove veniamo e quindi perché siamo quello che siamo, sia a livello personale che comunitario e sia culturale anche. E quindi la memoria poi in qualche modo aiuta a decifrare la realtà, è un qualcosa che ha a che fare con tutti noi, con la parte più vera probabilmente di tutti noi, ed è quella che ci aiuta ad interpretare il presente. Ecco. Quindi la memoria è una pratica, nella pittura diventa una pratica fondamentale. Certo. Quindi per questo motivo sono così interessato alla memoria, perché è una parte vera degli esseri umani. Certo. Senti, invece adesso passiamo un po' alla mostra Tenere il punto, che ricordo è al TOMAV, il Centro Arti Visive della Torre di Moresco in provincia di Fermo. Senti, ci puoi parlare di questo progetto Site Specific? Sì, quando il direttore artistico del TOMAV, Andrea Giusti, mi propose di fare questo progetto, e dopo aver visto da delle fotografie la struttura architettonica della Torre di Moresco, sono rimasto immediatamente affascinato da questa proposta e quindi poi sono andato a visitarlo, ho visitato un po' anche il sud delle Marche, che pur essendo io marchigiano non conoscevo così bene, no? Non avevo mai avuto a che fare in maniera così stretta, no? Nemmeno io, non sono mai andata a Moresco, è una vergogna, però adesso ci andrò. Devi, è un'isola felice. E quindi quando mi ha proposto questa cosa ho subito pensato ad un titolo perentorio, no? Tenere il punto, che in qualche modo corrisponde alla struttura architettonica della torre. Devo dire che in questo caso Andrea Giusti ha fatto un lavoro eccellente, perché le mostre che si svolgono in quel luogo sono fatte di artisti, addetti ai lavori, curatori, appassionati, curiosi, e tutti, grazie a questo spirito che si vive lì, sono tutti nello stesso livello, tutti quanti dialogano sopra all'arte, sopra a quello che è veramente un senso dell'arte. Bellissimo. E così ho deciso, con questo titolo perentorio, con questa struttura così radicata che divide la Valle dell'Aso, di mettere dei lavori specifici per il luogo, che fossero però delicati nella loro struttura. E quindi ho deciso di dipingere su carte veline, che queste carte provengono dal Portogallo. E quindi sono ricche, più ricche di cellulosa, per un modo diverso di produrre la carta.
E quindi ho deciso di utilizzare questa torre non più come struttura di, come posso dire, no, di difesa, ma come uno scrigno per difendere l'arte, per difendere un pensiero, e anche per tenere il punto sulla difesa di questo pensiero. Certo, già la torre. Sì, esatto. Quindi per me è stata una bellissima esperienza, perché poi ho avuto la possibilità di conoscere Milena Becci, la curatrice sia della mia mostra che di tutti gli eventi che si svolgono in quel luogo, e con lei ho avuto un rapporto molto stretto sia dal punto di vista umano che professionale, e dialogando, producendo lavori, abbiamo in qualche modo composto questa mostra. Io dicevo prima che sono quattro piani la torre, tu li hai coperti tutti con le tue opere, in ogni piano troveremo, perché non mi rendo conto, siccome appunto, ripeto, non sono mai andata, hai praticamente allestito i quattro piani? Sì, ho allestito i quattro piani, sì, è stato un lavoro anche impegnativo dal punto di vista anche fisico. Però è stato in qualche modo una sorta di viaggio nel tempo, ed ecco di nuovo nella memoria. Nella memoria, ecco. E quindi ritorna. Sono partito, sì, esatto. Sono partito poi ispirato dal labirinto di Borges, che è uno scrittore sudamericano che diventò direttore della più grande biblioteca di Buenos Aires quando divenne cieco. Cieco, sì. E quindi tutta la sua cultura e tutta la conoscenza umana che stava all'interno di questa biblioteca era fondamentalmente basata sulla memoria, sul ricordo, sull'immagine. Bellissimo. Non potendo leggere. Certo. Certo. E quindi questa torre divisa da quattro piani in qualche modo dal suo interno tende a perdere questa dimensione di verticalità, e così ho deciso di fare una mostra dove ci fosse una sorta di viaggio nel tempo, e anche in questo caso ritorno ancora alla memoria, legata al paesaggio. E questa visione è più che in maniera orizzontale, no? Come si può vedere la famosa linea d'orizzonte. Sì. Era in verticale, dove però questa visione in verticale partiva dall'alto, poi arrivava di nuovo al basso e poi continuamente ripartiva verso l'alto, quindi insomma un viaggio nel tempo all'interno di una struttura così perentoria. Bellissimo. Senti, ma ci sono state delle difficoltà durante l'installazione? Qual è stato un momento che ti ha impegnato particolarmente? La difficoltà maggiore è stata far dialogare due materie così differenti, come carta velina, che è leggerissima, mattoni antichi con una carta velina così leggera. Lì è stata la parte più complicata, diciamo, dal punto di vista tecnico, però era una cosa che volevo assolutamente fare. Probabilmente nel mio studio di Lisbona non avrei realizzato quei lavori così specifici. E in effetti la produzione della mostra è stata realizzata qui nelle Marche proprio per avere un rapporto diretto con il territorio mentre stavo lavorando. E l'unica cosa che richiama Lisbona è una registrazione che ho fatto nell'ultima parte della fine proprio del continente europeo, che si chiama Cabo da Roca, e lì ho registrato il movimento del mare e del vento. Questa cosa viene mandata in loop, ripetizione, dentro la mostra, come un vento che viene da fuori, e per creare uno spazio, perché da qui nelle Marche, se guardiamo al mare, siamo costretti a guardare ad est, dove vivo io il mare sta ad ovest. Questa cosa crea uno spazio che è lo spazio europeo, dentro il quale ci muoviamo. Fantastico, fantastico. Ah, bello allora. Senti, ma in tutti i piani si sente questo audio oppure solamente all'ultimo piano? No, si sente in tutti i piani. In tutti i piani, bellissimo. In tutti i piani. E è stato bellissimo perché il giorno dell'inaugurazione, poche ore prima dell'inaugurazione,
stava arrivando da lontano un temporale ed il vento della Valle del Lazio si mescolava con il vento e il rumore del mare che veniva dal Portogallo. Questa cosa è stata estremamente affascinante per gli spettatori, perché ad un certo punto si perdeva la dimensione di spazio e non si capiva più bene quale fosse il vento, se quello registrato dall'interno o quello fisico esistente che proveniva dall'esterno. Bellissimo! Mi ha fatto molto piacere, sì, sono stato fortunato, insomma. C'è stata una casualità in quel momento. Ha creato una casualità molto interessante. Ha creato una suggestione veramente fantastica, diversa, insomma, una cosa inaspettata. Senti, dopo di questo progetto qui importante a Moresco, hai qualche altra mostra in programma, visto che sei in partenza per Lisbona, o altri progetti futuri? Sì, partirò domani per Lisbona perché la prossima settimana ho un appuntamento con una galleria che sta in Portogallo, con la quale sta a Lisbona. Sì. In Portogallo, proprio Lisbona città, sì. Con la quale sto progettando una nuova mostra, e sarò poi di nuovo ad agosto in Italia per fare la Biennale di Soncino, che è una città vicino Milano, e poi ritornerò di nuovo in Italia a dicembre per una mostra che farò in una galleria a Torino, e sulla quale appunto sto lavorando. Quindi sarà un'estate di lavoro. Quindi vai a Lisbona, torni a Lisbona per lavorare, per pensare a tutti. Lisbona per lavorare, sì. per pensare a tutti questi tuoi progetti. Ma quando tornerai nelle Marche, allora? Tornerò nelle Marche che il prima possibile, credo in autunno, autunno-inverno, perché fino ad allora sarò occupato un po' in Italia, però nel nord Italia, e poi vorrei fare dei lavori in Portogallo e vorrei andare anche a Londra a vedere una mostra che vorrei visitare. Di quale artista, quale mostra è, se possiamo sapere? Si tratta di una mostra dei fratelli Chapman, sono due bravissimi artisti inglesi che fanno un lavoro molto forte e politico. Molto. E antropologico. Io, insomma, sono artisti che stimo molto e vorrei vedere i loro lavori dal vivo. Gli ultimi lavori, sarà un'ultima mostra che hanno fatto? Gli ultimi lavori, sì. Interessante. Esatto. E poi approfitterò per fare un giro a Londra, a trovare amici, insomma. Certo, insomma, sei cittadino del mondo, hai girato tantissimo, anche lì ti sei fermato in un luogo dove appunto Pessoa, voglio dire, è sempre un luogo di poesia comunque, no? Ti muovi in questi percorsi, diciamo così, poetici. Senti, io ti ringrazio per la tua disponibilità intanto, e spero di rincontrarti, perché ci siamo conosciuti a Iesi, grazie proprio ad Andrea Giusti, e io ti faccio ancora tanti complimenti per la tua mostra, per il tuo lavoro, e prima di salutarci ricordo ancora la mostra Tenere il punto di Renzo Marasca, a cura di Milena Becci, al Tomaf di Moresco, una perla, diciamo, marchigiana in provincia di Fermo. La mostra è visitabile fino al 21 luglio, da venerdì a domenica, dalle ore 18 alle ore 20. Così ho dato anche le coordinate per chi voglia andare a vederla. Ti ringrazio, Renzo, grazie veramente. Grazie a te, grazie per lo spazio che mi avete concesso, e buona estate, noi ci incontreremo sicuramente presto. Spero veramente presto di rivederti. Ciao Renzo, Renzo, sì. Renzo, ciao, Marasca, ciao. A Radio R. Ciao.